è Anthony Bourdain. È suicidarsi con la cinta dell'accappatoio in una camera d'albergo. Anthony Bourdain e altri aggiunto. Egli si è suicidato usando la cinta dell'accappatoio. Beh, doveva essere tanto grande la disperazione di Anthony Bourdain. Poi qua, sul Corriere della Sera, leggo sul Corriere della Sera di domenica 10 giugno 2018, leggo che c'è stato un surplus di ferocia per Asia Argento. Asia linciata sul web dai nuovi inquisitori, perché Asia era la compagna di Anthony Bourdain. Beh, essendo io un filosofo un po' stoico, un po' cinico, perdonatemi se in questa triste occasione io vi faccio vedere ancora questa cartolina, ma vi dico che questa è la mia storia della filosofia ed io sono un filosofo un po' stoico, un po' cinico. Beh, io ho una certa conoscenza di come si può compiere un suicidio, perché gli stoici furono quelli che la questione l'affrontarono meglio di tutti, meglio di tutti, furono i filosofi stoici che affrontarono meglio di tutti la questione del suicidio, i filosofi stoici. Quindi perdonatemi se io vi dico che questa è la mia storia della filosofia, io sono un filosofo un po' stoico, un po' cinico. Certo che ci vuole una grande disperazione, cari amici, per suicidarsi con la cintura dell'accappatoio, capito? Con la cintura dell'accappatoio, una grandissima disperazione. Probabilmente Anthony Bourdain non era neanche preparato al suicidio, non era preparato. Deve essere stata una cosa piuttosto repentina, una grande disperazione, una disperazione incommensurabile. Per prendere lì la cinta dell'accappatoio, la cintura dell'accappatoio e suicidarsi. Una grandissima. Non era preparato. Perché gli antichi romani dicevano: si vis pacem para bellum, cioè se vuoi la pace prepara la guerra. E Sigmund Freud l'ha modificata la frase e ha scritto Sigmund Freud: si vis vitam para morte, si vis vita para morte. E la morte è la nostra compagna di viaggio, è come la nostra ombra. E in questa mia storia della filosofia vi ho parlato del grande sovrano mesopotamico Gilgamesh, che è arrivato sino a noi da quei lontani tempi, siamo nel 2000 avanti Cristo circa, sino a noi è arrivata intera l'opera intitolata l'epopea di Gilgamesh. Gilgamesh era un grande sovrano mesopotamico. Pensate che l'epopea di Gilgamesh è l'opera più antica arrivata sino a noi nella sua interezza. Pensate un po' voi. E lì c'è scritto che il sovrano Gilgamesh, non si sa bene in quale occasione, forse quando vede un cadavere in putrefazione, il sovrano Gilgamesh rimase terrorizzato dall'orribile volto della morte. E allora volle sconfiggere la morte. E una dea benefica disse a Gilgamesh: Gilgamesh, tu vai là, in quel posto là in fondo al mare, perché là in fondo al mare c'è l'erba dell'immortalità. Gilgamesh andò là, in fondo al mare, in fondo trovò l'erba dell'immortalità. Mentre saliva in superficie però,
un'entità malvagia, un drago malvagio, gliela portò via l'erba dell'immortalità. Per cui il sovrano mesopotamico Gilgamesh se ne tornò nel suo regno, rassegnato a dover morire, rassegnato a dover morire. Ma gli stoici, dicevano che sì, vabbè, già che siamo al mondo cerchiamo di vivere, perché la vita può essere anche bella. Però gli stoici dicevano, se la vita diventa brutta, molto brutta, puoi anche farti fuori. Lo scrive Seneca nelle sue lettere a Lucilio, lo scrive Seneca, e poi tra l'altro il destino volle che Seneca si suicidò, glielo ordinò Nerone, e Seneca fece preparare una vasca con acqua tiepida, si immerse nell'acqua tiepida, si tagliò le vene e morì in maniera indolore. Poi abbiamo anche il caso dell'altro stoico, Catone Luticense. Catone Luticense morì, si suicidò perché era stato sconfitto da Caio Giulio Cesare. Il Catone Luticense stoico non voleva cadere prigioniero nelle mani del suo nemico Caio Giulio Cesare, siamo al tempio delle guerre civili, e quando fu sconfitto Catone Luticense, quando fu sconfitto, prese il gladio romano, se lo immerse nel ventre, e siccome non moriva, benché avesse il gladio romano immerso nel ventre, Catone Luticense, sapete che fece con le proprie mani, si aprì ulteriormente il ventre e tirò fuori i visceri, e poi morì. E di Catone Luticense, nella Divina Commedia, nel Purgatorio, Dante Alighieri fa dire a Virgilio, relativamente a Catone Luticense, libertà va cercando, che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta? Eh sì. Con questo passo Dante Alighieri si è redento, che ha detto di Catone Luticense suicida, ha fatto dire libertà va cercando, che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta, come dire che la libertà è più importante della vita. La pensavano così gli antichi stoici, eh? Per questo io mi definisco un filosofo un po' stoico, un po' cinico, perché cinico è un'accentuazione dello stoicismo. Cinico va molto più in là dello stoico, molto più in là, cinico. Su Platone a coniare la parola cinico, per i filosofi di strada, i filosofi di strada. Siamo cinici, cani. Beh, cari amici, io qua mi fermo. Mi ha molto parecchio impressionato questa paginata del Corriere della Sera. Eccolo qua, Corriere della Sera, vedete? Eccolo qua. Dice, guardate che pagina. E soprattutto mi ha impressionato tutto ciò che è stato detto contro la bella Asia Argento, è tanto bella Asia Argento, che sia chiaro, è tanto bella Asia Argento, anche lui era bello. Ok cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.